Ex risparmiatori di Banca Etruria protestano di fronte al Palazzo di Giustizia di Arezzo. Oggi 21 marzo doveva essere il giorno della sentenza per quello che riguarda il filone truffa sul crack di Banca Etruria, ma il processo è stato spostato e non solo, arriva anche insomma, una notizia, forse Banca Etruria in quel 2015 poteva essere salvata. Lo spostamento del procedimento si deve sostanzialmente ad una mancanza di personale. Il presidente del collegio giudicante di questo procedimento, Angela Avila, è stata infatti temporaneamente assegnata alla sezione GIP GUP. Per quello che riguarda dunque Banca Etruria, se ne riparlerà soltanto a settembre. Noi ci aspetteremo giustizia perché le cose ormai, voglio dire, ci sembrano abbastanza chiare quello che sta succedendo e quello che è successo nella banca. Certo il segnale non è buono perché questo spostamento di 6 mesi a due udienze dalla fine, cioè è assurdo, è una cosa che non si riesce a capire. La protesta messa in piedi dall'Associazione Vittime del Salvabanche era iniziata all'incrocio tra via Crispi e Corso Italia, la ex sede storica di Banca Etruria nel centro di Arezzo. Poi a piedi i risparmiatori hanno raggiunto il tribunale. Rabbia anche per il recente pronunciamento della Corte dell'Unione Europea che, parlando del salvataggio di Banca Tercas, ha affermato che l'intervento del Fondo Interbancario Tutela Depositi non era da considerarsi aiuto di Stato, ma era invece legittimo. Le quattro banche dunque si potevano salvare? Col senno del poi, probabilmente, come dicono tutti, sì. Anche perché c'era una mezza voragine, ma era diciamo colmabile se non c'era stato messo il veto, perché il fondo interbancario era la cassa depositi e prestiti adeguatamente fornite per far fronte a quella situazione.